presidente Andrea Failli era stato caricatore a settembre. Rispetto all'anno scorso bisogna vincere il campionato per fare meglio, quindi diciamo che quello era un impegno, è stato mantenuto. Sì, poteva sembrare una frase retorica, però che si può dire nell'occasione, ma in cuor nostro noi, la nostra volontà era quella veramente di cercare di fare questo salto di qualità. Non conoscevamo mai la categoria, quindi siamo riusciti a allestire una squadra molto competitiva e i risultati sono lì che lo testimoniano. Adesso quindi bisogna confermarsi a uno. Quello sarà anche più difficile perché si parla del massimo campionato, che si va a competere con squadre come la Real Venezia, Schio, la Virtus Bologna, e sono squadre attrezzatissime, si gioca con quattro straniere, quindi sarà dura in questa nuova categoria, però noi ci proveremo perché la nostra volontà è quella di ben figurare, comunque di mantenerla, visto che l'abbiamo raggiunta, tornare subito giù sarebbe un successo. Vi eravate un po' lamentati perché la città non aveva risposto, invece per le semifinali e finali comunque il palazzetto era il limite. Sì, effettivamente nella fase di playoff abbiamo visto la gente tornare al palazzetto, abbiamo visto anche gente che ha seguito l'andamento della squadra anche da casa, ci sono trovato gente che mi ha fermato per strada per incoraggiarmi, quindi diciamo anche dei comuni limitrofi, per cui credo che un po' di entusiasmo si sia riusciti a riportare.